Bentornati qui in un nuovo video. Oggi, come l'anno scorso, volevo registrare il mio back to school, mostrandovi il mio zaino, il mio astuccio e il mio diario. Comincio mostrandovi il mio zaino. Utilizzerò questo zaino di un colore rosa polvere della marca Ispac e della serie Padded, cioè quella più resistente. E io l'ho preso nella dimensione più grande, che ho pagato più o meno 50 euro dal sito Maxisport. Continuo col mostrarvi il mio astuccio. Eccolo qui. Quest'anno ho scelto questo astuccio monoscomparto della marca Divided H&M, che credo si abbini perfettamente con il mio zaino. Infatti è tutto rosa, con questo pattern ad unicorni adorabile, e l'ho pagato solo 5,99 euro. Ma ora passiamo al diario. Ho preso questo della BU nel formato grande, di questo bellissimo color Tiffany o verde acqua, che da notare si abbina alla criniera degli unicorni. Sì, quest'anno mi sono dedicata molto all'abbinamento dei colori. Ho pagato questo diario 18 euro. E voi dite 18 euro per un diario così semplice e monocolore? No, infatti lo scopo della BU è proprio quello di sprigionare la nostra creatività per decorare come più ci piace il diario, o con gli adesivi o quest'anno con la nuovissima BU Guide. Infatti, rispetto al diario 2017, il BU 2018 ha molte differenze. Vediamole insieme. La prima è appunto il simbolo. Infatti prima c'era semplicemente scritto B e la U, mentre adesso c'è scritto al completo BU. Poi, ad esempio, aprendo una pagina a caso, vediamo che la quadrettatura è diversa e anche lo spazio bianco da poter decorare come più ci piace. Prima era una striscia qui sotto, adesso è laterale. Poi, come vi dicevo prima, gli adesivi sono stati sostituiti da questo righello, che appunto è la BU Guide, che è appunto un righello super originale con cui possiamo decorare infinite volte il nostro diario. Oltre al fatto che potessimo decorare noi questo diario, sono stata spinta a comprare il BU perché adoro gli originali disegnini sulle festività o sugli eventi più importanti. E poi perché ogni lunedì c'è un'immagine nuova, principalmente su frasi, ad esempio questa, ma che ne sanno i 2000? Oppure questa? O anche questa? Insomma, adoro il BU. E infine, per addolcire un po' questo ritorno a scuola, oltre ai classici quaderni, ho pensato di comprare questi quaderni dolciosi bellissimi. Sono i quaderni sagomati della Blasetti. E guardate quanti ce ne sono. E potete creare anche voi il vostro, creando la vostra idea e inviandola alla Blasetti o via mail oppure con una lettera. Io ho deciso di prendere questo qui, che è una fetta di pane con la Nutella, questo che è una scatola di cioccolatini e questo più piccolino che è un gelato al biscotto. Spero che il mio back to school vi sia piaciuto, vi auguro un buon anno scolastico e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!